Voglio rivedere i miei figli e la tua faccia. Non posso stare così per sempre. Allora, credo che ci possa essere magari un equivoco, perché io sono uno stregone, non sono un cosa? Un dottore? Sì. Beh, stregone, dottore, vedi tu la differenza? Sì, i stregoni riescono a fare le cose più impossibili. Ascolta, Sbrister, fammi un attimo pensare. Quindi tua moglie è cieca. C'è un modo effettivamente per sistemare le cose. Ah, e qual è? Laser. Come laser? Sì, laser. Dovrebbe fare un laser. Ma non è da stregoni quelle cose. Lo so che non è da stregoni, però secondo me potrebbe andare molto bene. No, stregono, ci serve qualcosa di più, perché il laser è per chi magari già non ci vede tantissimo. Ma lei è completamente rimasta cieca, ha gli occhi bianchi. Ma allora quello è davvero un problema. Sì che è un problema. Dovrebbe... Ok, va bene, possiamo fare un rituale, ok? Un rituale? Sì. È un rituale degli stregoni, solamente gli stregoni maschi riescono a farlo, appunto Marilou non potrebbe darti una mano a riguardo. Ah, e quale? Praticamente dovresti semplicemente... Che cosa? Dovresti uccidere qualcuno di caro a qualcuno. Cosa? Sì, ma anche un animale, che ne so, tipo uccidi Lucky. No, assolutamente! Allora, che cosa dovresti fare? Magari dovrei uccidere... Chi dovrei... potrei uccidere? Uccidi Piggy. Eh? Sì, uccidi Piggy, tanto Piggy è l'amico di tuo, di Sense. E Sense non è che gli stia così tanto simpatico. Che cosa dici, Stregorlo? Non lo so, io ho sicuramente sparato. Va bene, Stregorlo, allora grazie comunque. E dopo che facevo questa cosa? Dopo che effettivamente mi darai la testa del maiale in caso, ok, magari. Praticamente io farò un rituale qua dentro e potremo farlo. Comunque, aspettati che questo mio appartamento diventerà veramente un emporio di pozioni magiche spettacolaris. Ok. Va bene, ok. Ciao, Stregorlo, grazie. Ciao, Sbrister. Stai bene, tua moglie. Ma che cosa ha detto, sciamolente? Io sono impanicatissimo. Oh mio Dio. Ok. Ok, eccomi qua. Allora, quindi ora glielo vado a dire a Dolcetta. Apro la porta. Ok. Ehi, amore mio. Ehi, Dolcetta. Free. Allora? Ma ti ho detto di non alzarti, Dolcetta, sciamolente. Un attimo, lo sai che stare seduta. Già che ho l'ansia, non riesco a stare seduta ferma in un punto. Hai ragione. Ascoltami un attimo. Praticamente ho parlato con Stregorlo. Ok, aspetta, ti metto qua come se tipo stessi parlando effettivamente con me. Ok, okay. Praticamente ho parlato con Stregorlo. Ma in sostanza quello che mi ha detto è che... Che ti ha detto? Quello che mi ha detto è che dovremmo uccidere qualcuno di caro per almeno darti la possibilità di vedere. Perché grazie ad un culto degli stregoni potremmo riuscire a fare questa cosa. Oh mio Dio, uccidere una persona? Ma stai scherzando? In realtà potremmo uccidere anche un animale, tipo, che ne so, Piggy di Sense. Ah. Sì. Bella, la fallo, che aspetti? No, ma che sei pazza? Prima devo chiedere bene a Sense. Ma che è come se ti potessi uccidere... preferisci un maiale al posto della mia vista? Fammi capire. Allora dovrei uccidere Piggy, così. A buffo, senza dirglielo a Sense. Sai che lui non vorrebbe mai. È come se tipo lui mi chiedesse di uccidere Lucky. Non lo farei in ora né mai. E se lo ammazzassi ma lui non se ne accorgesse? Non posso mica fare un torto del genere al mio migliore amico. Lo sostituiamo con un altro Piggy. Dice che potrebbe funzionare. Insomma, Sense, chi vuoi che se ne accorga? Beh, diciamo che Stessa è anche una delle persone più che secondo me se ne accorge. Secondo me se ne accorge. Prima è uno stupido, ma secondo te se ne può accorgere? Secondo me sì, Dolcetta, secondo me non dovresti. Non lo so. Voglio rivedere i miei figli e la tua faccia. Non posso stare così per sempre. Hai ragione. Quel maiale vivrà anche meno di me. Non lo so. Quindi dovrei chiamare Sai. No, vabbè, allora dobbiamo andarci da soli. Cioè, dobbiamo andarci sneaky sneaky da lui, allora. Sì. Andarci, beh, non so che aiuto ti posso dare in questo momento, però. Porca miseria, questo è un grandissimo problema. Facciamo una cosa, ok? Anziché guardare un attimo le cose negative per il momento, andiamo a vedere le cose positive. Andiamo un po'. Magari non lo so, andiamo un po' al mare, ok? Andiamo al mare. Andiamo un po' al mare. Sì, andiamo un po' al mare. Io sì, andiamo al mare. Sì, magari con l'acqua ti rinfreschi, dai, ti prego, andiamo al mare. Va bene. Meglio di niente, così almeno pensiamo. No, di sicuro non ci voglio andare adesso ad ammazzare Piggy, ok? Non ora. Vabbè, andiamo al mare possibile. Mentre io sono cieca, che vuoi che ti dica? Miseria, ma tu sei stata allo stupida. Tu devi metterti la bottiglia d'acqua, guarda, ce l'ho ancora in mano. Mentre ancora ti sei messa la candeggina. Non vedevo bene. Perché hai messo la candeggina a fianco alla bottiglia dell'acqua? Attento alle scale, vieni qua.
Dove sei? Qui? Qua. Ma perché dico? Non lo so, cioè si vedeva così tanto bene che erano diverse. Porca miseria, dai, andiamo. Ma aspetta, ma adesso non c'è una rampa di scale? Delle scale, ci sono... Sì, ci sono delle scale, appunto ti tengo io, va bene? Attenta, okay. Ti tengo io. Piano. Tengo io. Vai, brava così. Ok, 2, 3, 4, okay. 5, un altro, 6, 7, 8, attenta, 8, 9, 10. A posto, basta, perfetto. Hai visto? È tutto dritto? Niente gradini? No, tutto dritto. No, in realtà ce ne sono un po' qua, okay, da questa parte. No, tutto dritto, stupido, dovevo dirigere a destra. Ma non ti ricordi un po' come funziona? Segui la voce. Okay, attenta ai gradini, perché ci sono dei gradini a fianco. Attenta, gira a destra. Okay. A sinistra. Ok, qua tutto dritto, dai, andiamo. Magari non lo so, dov'è il sole? Cioè tu non vedi completamente nulla. No, sbrigo. Cioè se guardi il sole neanche cambia qualcosa. Non so dov'è il sole qua. Guardate proprio in alto, in altissimo proprio. Così. Non c'è una differenza. No. Porca miseria, questo è un gran casino. Vieni. Allora fai una cosa, iniziamo a correre, ok? Corri. Corri. Dai, la corsa, no. Sì, la corsa. Vai, avanti. Continua. Sì, la corsa ti fa divertire. La corsa ti fa divertire. Ok, fermati. Sei impazzita, sciamolete. Se perdi l'angolazione di dove sta il sotto e il sopra, sei fregata in acqua, lo sai. Io? Hai detto di correre una cieca così. Ma ti ho detto ferma. E tu non volevi stare ferma. Una volta che corro. Ma ti stavo urlando io a te. Tu stavi urlando sopra di me, ascolta. Non è magari il momento esatto per litigare. È un'ottima idea portarmi in spiaggia. No, complimenti. Beh, ma ti stai divertendo. Almeno è qualcosa di diverso che potremmo fare, no? Tu ti stai divertendo. Tu che vedi dove vai, ti diverti. Vieni qua, dritto. Ok, brava, seguimi. Fermati. Ok. Fermati. Ok, allora. Fatti dare un bacio, ok? Ok. Ma! Io aspettavo il mio bacio! Non puoi prenderti il gioco di me, è giusto. Stavo scherzando. Sì, aiuto. Dai, ti ho fatto almeno un po' ridere. Un minimo, ascolta, va bene. Devo chiamare un attimo Sense. Devo chiedergli effettivamente. Fammi aspettare un attimo, ok. Sì, pronto Sense, ciao, ascolta. Ma tu sei nel nostro appartamento? Ah, davvero, ti sei trasferito? Ottimo. Ah, terzo piano. Come terzo piano? No, è impossibile, terzo piano ci sono. Ah no, aspetta, sesto. Ah, ok, sesto piano, va bene. Ok, va bene. Ok, ciao Sense, sì, poi faccio una visita, ciao. Certo, andiamo in appartamento, andiamo a vedere se effettivamente sta lì il piano. Dove sei? Aspetta, mio Dio. Attenta all'acqua, attenta all'acqua. No. Sì, vai avanti. Ok, sei uscita, vieni da questa parte, seguimi. Qui, perfetto. Sì, seguimi da questa parte. Ok, dritto, meno attento. Meno male che sento il rumore dei tuoi passi. Mamma mia, veramente, meno male. Sto guardando praticamente il nulla ogni tanto. Ok, vieni. Allora, dobbiamo andare a vedere se nel piano sesto c'è l'appartamento di Sense. Ok, se c'è l'appartamento di Sense, tutto va secondo i nostri piani, ok? Così almeno possiamo effettivamente sbucargli da dietro a Piggy, magari. Perché probabilmente se lo sarà portato Piggy, dico io. Ok, sì. No, ho sbagliato l'appartamento. Stavo andando in quello vecchio. Siamo andando in quello vecchio, ma che cavolo. Sì, no, ho sbagliato, scusami, sto pensando ad altro, Dolcetto, ultimamente, ok, scusami. Beh, ancora. Beh, fatto che sono cieca, immagino. Sì, probabilmente sì, ascolta, inizia a correre da adesso, corri. Prima non mi vedo. Ok, fermati. Ok, brava, okay. Perfetto, andiamo dritto, sinistra, attento ai gradini. Uno, due, tre e quattro, vai, perfetto. Ora qua c'è un'altra rampa di scale, attento. Ah, okay. Sono quelle 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, woo! Sarà bravissima. Vai, dritto, continua. Uh-huh. Ok, a sinistra. Uh-huh. Questa parte. Qui c'è l'ascensore. Dobbiamo trovare un metodo per. Sai che cosa? Mi sto anche abituando, ti dirò. No, non abituarti, sciaboletta. Ecco, andiamo al quinto piano. Eccoci. No, ho sbagliato. È sesto. Ho sbagliato, scusami. Sesto. Ok, eccoci qua. Vediamo. Ok. Sense e Piggy, eccolo qua.
Sciabolette! Dov'è? Ottimo. Qua? Sinistra? Alla tua sinistra, sì. Ascolta. Ok, suoniamo e vediamo se c'è.